7 e 26 minuti. Tra poco devi venire la polizia stradale a fare i controlli sul pullman che ci accompagnerà. Nella prima tappa di questo viaggio, che durerà 7 giorni, siamo diretti a Stra, nella provincia di Venezia. Domani andremo a Padova e poi in seguito a Garda. Allora, siamo appena arrivati a Stra, questo paese di 7.000 abitanti in Veneto. Esatto. E niente, ora siamo in albergo e siamo nelle stanze. Sono le 6. No, le 7:20. E niente, fra poco aspettiamo per andare a pranzo. Intanto possiamo vedere Pasquale e Alessandro sul letto. Carlo De Luca, direttamente da Parete. Allora Carlo, senti, hai qualche pregiudizio sul cibo che mangeremo oggi? Non ho idea, guarda. Spero solo che sia buono, perché altrimenti qui i morsi della fame ci prendono una notte e non si sa chi riesce pure. Vendiamo cannibali e... meglio che... Signori, ci troviamo nel centro di Padova, siamo con il professore Granata, il professore Monsignor Di Pietro, poi c'è anche Carlo De Luca qui. Salve. Salve. Ora siamo nel centro di Padova, stiamo camminando nella piazza più importante che si chiama, professor... Il professore non è impreparato, 4. Le cose della carne, che si chiamava Francesco Pedrocchi e decide di aprire una piccola bottega del caffè, però in una zona nevralgica di Padova, perché ci troviamo, avete visto, vicino all'università, vicino al comune che è proprio dietro questo palazzo, vicino alla piazza dei Noli, che era la piazza da cui partivano tutte le diligenze per le città vicine. E quindi lui capisce di poter fare fortuna con questa piccola bottega. Poi però la lascia in eredità a suo figlio, e qui c'è una torre che è la cosiddetta Torre Bianca, studiato ovviamente le scienze matematiche portate avanti dagli arabi, e aveva portato e introdotte anche qui a Padova. In particolare aveva fatto un progetto vedere le stanze di Galileo Galilei. Purtroppo...
ma non perché fosse un grande religioso, ma perché purtroppo nel 1604 dovesse subire un processo e qui all'interno del convento della Basilica. E molto spesso le belle foto. Sono mezzo, 17 anni, sono di Cicignano d'Aversa, frequento il liceo scientifico di Confermi, classe di Italia. Ciao! Sono Alessandro Roy, ho 16 anni, vengo da Aversa, frequento il liceo scientifico di Confermi e sono in quarta. Sono Pasquale Vassallo, ho 17 anni, vengo da Cesa, frequento la quarta anni. Non voglio fare la pigliacciata. Sono Sara Valente, ho 16 anni, vengo da Cesa. Ciao, sono Anna Pedatone, ho 17 anni, vengo da Parete, frequento il liceo scientifico di Confermi. Ciao, sono Pasquale Vassallo, ho 17 anni, vengo da Cesa, frequento la quarta anni, liceo scientifico di Confermi. Vediamo. Il regista di questo mini documentario su Giuseppe Della Gatta, 17 anni, vengo da Cicignano di Aversa, frequento la quarta del liceo scientifico. Antonio Di Bao, 18 anni, liceo scientifico Fermi, quinta di Cicignano di Aversa. Sono Erika Parente, 17 anni, abito a Sicino e sto al liceo scientifico in quinta B. Salve, sono Carlo De Luca, ho 18 anni, vengo da Parete e frequento la quinta ola scientifica. Ciao, mi chiamo Fabio Romano, ho 17 anni, frequento la quinta e sono di Aversa. Allora, abbiamo soggiornato per una notte in un paese che si chiama Bussolengo, in pratica oggi è il terzo giorno. Siamo in partenza per la Germania. Ok, allora siamo con il professore Mozzillo. Professore, sono 3 giorni, sono state di viaggio, ci aspettano altre 12 ore. Come vi sentite finora? Siete sentiti più che altro? Distrutto. Finora abbiamo visitato Padova. Un commento sulla città di Padova, professore. Tante cose da vedere, da comprendere. Ecco, sul Ruam che abbiamo già fatto una camminata. E poi ci meritate chi ci porta. Siete un po' di roba. Sarebbe sa che il tuo convento. Ma credo che sia infatti più un monastero. Ma noi un ritorno di Svizzera. Uscite per la Svizzera, un ritorno. Vedete, è una delle città più grandi dell'Austria. Cioè, ma che stai sentendo? Non dice mai di piove. Un commento sulla Germania. È molto di pesca. Un commento sulla Germania. Allora, sì, ho un commento. Fanno un po' di cotolette. Allora, c'è un lago che si chiama Lake. C'è un paese che si chiama Seg. E c'è l'acqua che si chiama... Professore Granata, una domanda solo. Come le sembra finora questa Germania? Bella. Bella. Il cibo? Buono. All'Alpe Russe, però. Buono. Eccola qua, vedi? Alpe Russe. Thank you.
adesso. La scuola, eh? Cavolo, se comincia di scuola, questo è... Agosto devo diciamo qua. Fine agosto è arrivato, no? La patente della notte dei cristalli, che cos'è? Tu o Quintana? Fai cose sui nazisti. Sapete chi l'ha fatto? Anche rappresaglia di qualcuno. Come rappresaglia in Germania fu dato l'ordine, si seppe, si misero d'accordo, insomma, che avrebbero fatto rappresaglia all'interno dei ghetti e la polizia non sarebbe intervenuta. È passata la storia come notte dei cristalli perché ruppero i tedeschi nei ghetti, gli ebrei a piano terra tengono i negozi. E tra l'altro i negozi sono assicurati con compagnie di assicurazione tedesche e in pratica ruppero i nazisti, presero gente, la portarono nei campi di concentramento, incendiarono sinagoghe e ruppero le vetrine a piano terra. Gli ebrei che non andarono nei campi di concentramento, i padroni dei negozi, chiesero il risarcimento alle compagnie tedesche e fu fatto un consiglio dei ministri dove fu deciso per legge non solo che le compagnie non avrebbero dato il risarcimento, ma che gli ebrei, se volevano continuare a stare in Germania, dovevano loro pagare una forte tassa. E questo rappresenta, dopo le leggi di Norimberga, rappresenta un altro punto importante proprio nella persecuzione poi degli ebrei. Questo è fatto da un italiano. Probabilmente questo Cagli è pure lui. Thank you.
Cosa ne pensi di questa città? Bellissimo. Invece tu che cosa ne pensi di questa città? Particolare. È particolare. E tu che cosa ne pensi? Io penso che sia fantastica. Ottimo, buona sapessi. Ferdinando, ma più di ogni altra opinione di qualunque altra persona mi interessa la tua. Questa città è davvero bella, trasuda tradizione e innovazione da ogni poro, da ogni angolo. Mi sento a casa. Ecco che il padrone di quaderno. Io una cosa sorprendente. Questi quaderni qua, che per me sono favolosi, qua stanno 80 centesimi. Veramente. In Italia stanno 3 euro, chi la rapi. Teresa, invece tu che cosa ne pensi di questa della città? Bella, una bella città, però non riusciamo a trovare un negozio per fare dei regali, quindi. Quindi appicciamo tutta la Germania. Sto registrando, oh mio Dio. Oddio. Vediamo Jerry che sta facendo. Jerry è a telefono con sua madre. Racconta la nostra avventura di sera. Aspetta, mo giro lo schermo e mi riprendo. Oh mio Dio, eccoci qui. Ok. Ciao. Siamo in un supermercato tedesco. Come sono i prezzi a differenza dell'Italia? Sono minuscoli. Fammi un esempio. Esempio, una birra costa 59 centesimi. Vuoi mandarci a fare un giro? Vuoi mandarci a fare un giro e metti a vedere un po' i prezzi? Sì, ma così copiamo un youtuber che fa già ste cose. Che? No, io ci ho buttato a casa. Ah vabbè, allora adesso andiamo. Ok. Subito però. Ecco, per esempio qua un Chianti, no? Costa 3 euro il Chianti, però anche se dipende dalla cantina, attenzione. No, perciò non fai il garantito. È pure italiano, quindi è esportato. Sì, Pasqua. Cosa deve quanto costa? Subito? Vediamo. Costa 3 euro, anche se la cantina non mi sembra un po'. Beh, lasciamo perdere. Però in generale, cerca di non dire parolacce, questo. Ok. Comunque in generale tutti i prezzi di tutti questi vini, buoni o no, ora non mi metto a distinguere. Chardonnay. Folonari mi pare che è già una cantina un po' migliore. Chardonnay costa comunque 3,30€, cioè veramente niente. Ok, andiamo da un'altra parte. Molto velocemente, guarda qua, una bottiglia d'acqua di 2 litri, 80 centesimi, nemmeno, 79 centesimi. Però c'è. 89. Cioè che è proprio. Ok. La pazzia. Poi? Poi queste cose non ho idea di cosa siano, vabbè. Vabbè, questi credo che siano frutti di zucca. Vabbè, il pane tutto sommato. Poi molto super velocemente. L'ultimo esempio e poi basta. Ok. Ecco l'olio. L'olio. Ah vabbè no, questo è l'olio, costa l'olio. È perché è di esportazione. L'olio è sempre olio. È sempre di esportazione, ovviamente. Ok, qua ci stanno tipo i biscotti, roba di queste. Tipo 99 centesimi, credo che sia roba comunque del posto. C'è un coso di questi 99 centesimi. 99 centesimi. Da noi si paga. Troviamo qualcosa che. Aspetta, la pasta a Barilla, c'era la pasta a Barilla nei dintorni. C'è la pasta a Barilla. Sì, c'era. Eccola. Ce l'abbiamo andare. Ecco, pasta a Barilla. C'è pasta a Barilla. La pasta a Barilla. 1,50€, yes. Girandole. Non c'è mai visto il giro. Senza fusibile. Vabbè, comunque. I fusili sono quelli. Ah, eccoli. Okay. Sono dei super fusili. Però 1,49€, mi sembra un po' esagerato. Sì? Sì? Boh, ma sono 500 grammi. Ah, ecco. Cioè, non so 300, insomma. Comunque sì, i pezzi sono molto più bassi. Per roba della. Tranne gli autogrill. Gli autogrill tedeschi fanno paura. Ma per mangiare un autogrill tedesco devi pagare 30 euro. È mezzogiorno a Göttingen. Ragazzi, siamo a Kassel. A casa di Livio Principe. Ciao Teri. Andiamo. Sandro, come ti sta sembrando questo viaggio in Germania fino ad ora? Io volevo dormire oggi.
se andavamo ad Hannover. Che se sarebbe stato più divertente, perché già il nome Hannover ti ispira proprio potere. L'Hannover lo sai che è ancora un marchio di aspirapolveri. Pasquale, tu che dici? Io ero rimasto che si chiamava Folletto. No, Hannover, l'hai visto che l'hai preso? Ok. Comunque qui c'è un cimitero che non abbiamo capito, forse sarà antichissima e intorno ci hanno costruito la città. Perché non ci arrivi con i watt. Il suo accendere ci arriviamo di 8. Che tipo ci vogliono 8 watt e chi sa il paio che è arrivato a 4. No, diciamo alla no. Grazie. What is this? The stove. The stove, it didn't work. It didn't work alone. Tutto questo deve andare alla televisione. Ah, poi non venire sempre alla televisione oggi. Sauger. Oh, this is not that cute, eh? You need 2.7 along with the computer. Mm. And so the vacuum cleaner itself, it needs like 2 watts. Mm. Okay. This one was just... No, I don't understand. The most kissed girl in the world. Where? Here in Göttingen. Yeah. The most beautiful girl. No, not the most kissed girl. Most kissed girl, no? Yeah. Because if you have your bag, you can leave here. No. Now we're going for lunch. Thank you.
quindi qui costruì questo stabilimento e iniziò la sua produzione. Poi Caproni è diventato famoso perché nel 1910, siamo alla prima guerra mondiale, è stato il primo a costruire i bombardieri, i famosi bombardieri Caproni, che per quanto deprecabili erano buoni. E poi Caproni nella sua vita arrivò. Pensate che allora, siamo agli inizi del Novecento, con 6 cavalli e mezzo ci andavano. Noi oggi, se abbiamo una macchina che ha 70-80 cavalli, ci sembra di non avere in mano niente. No? Vero che siamo due su due mondi diversi. Però perché Antonio pensi sia di qua. Sì, c'è un motivo anche, al di là del fatto che questo lo so, è stato conservato dalla vita di Caproni, anche non sta tutto un segno, c'è un'altra cosa. Io su questa macchina qui ho volato, non ci volerei memorizzato. Adesso giriamo l'anno. Sulle coste della Libia, a Bengasi più o meno, nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, vengono fatti decollare due S-79 per andare a attaccare con i siluri un convoglio inglese al largo. No? Il primo dei due aerei parte regolarmente più o meno alle 4:30, il secondo ha dei problemi, parte quasi un'ora dopo. I velivoli ci impiegano 2 o 3 ore per arrivare sulla squadra navale. Quindi riescono ad arrivare, lanciano i siluri, ora che tornano è sera, è buio. No? Che cosa succede? Il primo rientra regolarmente alla base, il secondo non se ne ha più notizia. Non se ne ha più notizia e quindi pensano che sia stato abbattuto in mare durante la missione o comunque sia andato perso. Lo cercano per un po' di giorni per vedere se c'è qualche superstite in mare, sui salvagenti, i gomoncini o qualcosa, non trovano niente, quindi lo dichiarano disperso in combattimento. Fine. Siamo nell'agosto del 42, esattamente 20 anni dopo, Leni stava facendo delle ricerche mineralogiche petrolifere nel deserto della Libia, no? E a un certo punto, un giorno, una di queste squadre trova a qualche decina di metri dalla pista che collega le oasi di Jalo e di Jarabub i resti di un aviatore italiano, con tanto scheletrito, mummificato, eccetera, con tanto di matricola militare sua, ma aveva al collo anche la targhetta della matricola militare dell'aeroplano. C'aveva la bussola, che era quella dell'aereo che avevano smontato per vedere la rotta, aveva le sue borracce, e da lì si è ricostruita la storia, nel senso che l'aeronautica ha capito subito che era quel velivolo che era stato disperso in mare 20 anni dopo, disperso in mare, che quindi non era disperso in mare. E allora ha chiesto a Leni, già che c'era, se girando per le sue cose lo trovava. 2 mesi dopo una squadra su elicotteri, appunto un elicottero come questo dell'Eni e dell'Agio se vogliamo, ha trovato i resti di questo aeroplano che era atterrato, aveva fatto un atterraggio di fortuna nel deserto 450 km all'interno delle coste. Una cosa inspiegabile, perché il tempo era buono, non c'erano problemi, c'era molto vento, dicono che c'era un vento molto forte, per cui probabilmente quello, non avendo le assistenze di oggi ed essendo in genere tutto spento a livello di luci per non farsi identificare dai nemici, lui non è riuscito a identificare Bengasi e la base di Bengasi, il vento l'ha portato man mano sempre più alato, finché lui si è ritrovato dentro nel deserto senza più sapere dove fosse. Ed è atterrato e ha fatto un atterraggio di fortuna perché non si è capito, perché le eliche erano piegate, il carrello era fuori, quindi ha fatto un atterraggio a tutti gli effetti.
da quello che si è ricostruito dopo si è anche capito che l'equipaggio, che era di 7 persone, si erano salvati tutti, chi ferito con qualche ossa rotta, ma sostanzialmente si erano cavati. Cosa devono aver fatto? Devono aver preso quello che stava meglio, gli hanno dato la bussola, le borracce e gli hanno detto vai per di lì e dovresti trovare una pista e chiedi aiuto. Questo si è fatto 90 km di deserto, poraccio, alla fine ha finito l'acqua ed è morto abbrustolito. E gli altri anche sono trovati che erano in pratica intorno all'aeroplano che l'aspettavano, per cui l'aeronautica per celebrare questa cosa l'ha fatta riambientare. Il velivolo reale è ancora giù nel deserto. Questo era un altro uguale che l'aeronautica italiana ha portato a casa dal Libano, e per uno degli scherzi della vita questo era della stessa squadriglia di quello di cui noi stiamo parlando. Spara pure perché per difendersi c'è un mitragliere legato qui. Preparatevi! Pronti al lancio! Pronti al lancio! 3, 2, 1, bene!